portavano la gente in chiesa a salmodiare e oggi invece il Papa attuale invita a vaccinarsi in quanto è il primo a non credere più. Ma Gesù Cristo andava nei lazzaretti. Appunto. È il primo a non credere più alla potenza salvifica dell'ostia consacrata. Per cui oggi abbiamo, come capita sempre, una situazione da spartiacque. Da una parte abbiamo la plebe che si mette in fila e dall'altra abbiamo invece dei ribelli che vinceranno in futuro, ma non adesso. La plebe nel 496 ha fatto a Roma il primo sciopero storico, sì. Ricordiamocelo sempre. Ok, va bene. Dove lo metti? Su Pomeridiano Web e su Instagram. Poi domando. Vabbè. Allora possiamo andare avanti, noi siamo registrati. Va bene. Allora, siccome attacca tu che puoi seguire. No, io non so che cosa dire, non mi sono preparato niente, come al solito. Vabbè. Allora, noi ci riallacciamo ad alcune cose che abbiamo detto e che risulta che sono piaciute ai nostri amici nell'ultima video che abbiamo fatto relativamente alla strana presenza di squadracce, no? Che ogni volta che deve succedere qualcosa arrivano. C'è la presenza di squadracce. Queste squadracce, chiaro, non sono in funzione di quelli che dicono di sostenere, sono esattamente il contrario. Fanno la parte di quelli che appunto devono denunciare le squadracce. Le bombe le ha sempre messo lo Stato, non i bombardieri anarchici. Esattamente. No, c'è stato un caso autentico. Sì, vabbè, insomma, rarissimo. Ma lo dobbiamo ricordare sempre. Quello del mio concittadino Felice Orsini, certo. Che fece un autentico attentato sbagliando regolarmente, e tra cui c'era un personaggio tra questi bombaroli, c'era un personaggio che poi ebbe una vita molto interessante, no? Perché si salvò la testa, fu mandato alla Guyana, o per meglio dire alla Cayenne. Di lì fu lasciato fuggire, approdò negli Stati Uniti, fece carriera nella cavalleria statunitense e partecipò alla battaglia di Little Bighorn. Ah, e finì come ufficiale superiore dell'esercito americano. Ecco. E anche lì, in questo caso, come capita sempre, c'è sempre qualcuno che non si capisce bene per quale ragione partecipa e non partecipa, viene lasciato scappare, salva la testa, mentre gli altri la testa... Stai parlando di Castellino e di Fiore? No, il riferimento è del tutto casuale. Ma siccome ma si attiglia molto bene, si attaglia molto bene. Allora, sai che quel signore in borghese, quel signore in abiti civili e Filiberto Mastrapasqua, sappiamo bene chi è, dirigente del commissariato Trevi, sì, sappiamo. È lui che ha portato Castellino alla CGIL. Sì, ma comunque il meccanismo è quello, influente. È lui che ha dato il calcio alla porta. Il meccanismo è quello. Ma il bello, attenzione, noi li conosciamo bene. Il bello. Io gli ho rotto la testa a molti di quelli. Allora, non me la so fatta. Uno degli aspetti della modernizzazione è proprio questo. Ed è molto interessante, tu hai fatto molto bene a ricordarcelo. Qual è l'aspetto? È che mentre una volta questi agenti più o meno nascosti non potevano contare sulla testimonianza di nessuno, potevano contare sulla falsa testimonianza, certo. Ma non sulla testimonianza di quelli che li filmava mentre operava. Certo, adesso certo. Questo è il grande vantaggio del processo di rivoluzione culturale, che c'è la fotografia, che chiunque può fare un filmato, e questo è molto importante. E poi costringe a chiedere scusa, andare a consegnarsi in caserma, perché sennò lo arrestano per fatti. Una cosa è essere arrestato, una cosa è consegnarsi. Esattamente. Ma detto questo,
resta sempre l'aspetto di massificazione popolare, perché questo aspetto, che è stato ampiamente svelato, non ha lasciato traccia da nessuna parte. Cioè, a tutt'oggi, organizzazioni chiaramente funzionali al potere neoliberista come la CGIL, come è sempre stata la CGIL, hanno potuto avvalersi e continuano a avvalersi anche adesso della provocazione delle squadracce, laddove le persone, qualora fossero intelligenti e informate, potrebbero obiettare, cioè guardate che voi fate parte dello stesso giro, e io lo posso dire perché io rappresento un sindacato che non è certamente di quella gente lì. Detto questo, e riallacciandoci sempre a quello che abbiamo detto, c'è un altro aspetto. Abbiamo parlato a suo tempo di Berlinguer e abbiamo detto come il ratto... No, di Berlinguer, della famiglia, dei latifondisti di Berlinguer. No, no, parliamo di Berlinguer. Enrico, che però è discendente di un certo Mario Berlinguer, che sappiamo chi era. Persecutore di fascisti, diciamo subito. Ma a no, parte... traditore della patria, perché era uno di quelli che era andato a fare l'incontro di Sensibile il 23-24 giugno del 1943. Altrimenti non gli avrebbero affidato l'incarico di persecutore di fascisti. Ma detto questo, va detto che noi l'ultima volta abbiamo appunto citato Berlinguer dicendo che il ratto di Aldo Moro ha seguito al ratto, al tentativo di ratto di Berlinguer. Tentativo che non è avvenuto perché Berlinguer era ben organizzato e ovunque andava c'erano degli avanguardisti del Partito Comunista Italiano che andavano a studiare la piazza. Però che fosse vero quello che abbiamo detto è dimostrato a questo libro, Sofia 1973. Berlinguer deve morire, eccolo qui. Quindi Berlinguer perché sapeva che era nel mirino? Perché avevano già cercato di farlo fuori. Questo è un libro, qui c'è la documentazione. La domanda che io ti faccio, perché con lui non sono riusciti, con Moro sì? L'ho detto adesso. Per la semplice ragione che Berlinguer avevano già cercato di ammazzarlo. Capito? O perché aveva un apparato che lo proteggeva? Beh, certo. L'ha detto lei. Quell'apparato. Quindi, quell'apparato. Anche militare. Certamente. Nessuno lo esclude. Quindi. Però a Sofia non c'era quell'apparato. L'hanno investito con un camion. Quindi, è quel scritto tutto qui, in ogni caso. E questo per dire che la realtà della vita, quella che la gente... La massa, il gregge percepisce, non è quello che c'è in realtà, perché oggi si parla di scioperi di Trieste e nessuno dice che cos'è Trieste. Gira, hai fatto una circonvoluzione da Helix. E ci dovevamo arrivare. Trieste, il luogo dove si sono svolti... È un punto focale della storia italiana da 100 anni, esatto, da oltre 100 anni. Il punto in cui si sono svolti i contatti tra la polizia e i manifestanti non è territorio italiano. Come è dimostrato in quest'opera fondamentale che facciamo vedere. Il territorio qui. Libero di Trieste. Lo facciamo vedere qui. Allora. Qual è la conclusione che noi dobbiamo trarre da queste cose? No, bisogna dire, fare un po' di storia, che il territorio libero di Trieste era controllato dagli inglesi appena... c'è stata una diatriba feroce fra i titini e gli inglesi per occupare il territorio libero di Trieste, quello diciamo, che poi sarebbe diciamo, diventato il territorio diciamo, libero di diciamo Trieste. Meglio, cioè diciamo, la Dalmazia diciamo, e la parte... Sì. Diciamo meglio. Cioè l'Istria, non la Dalmazia, sì. Scusate. Diciamolo meglio, che gli italiani a un certo punto, possiamo dire, soprattutto quelli della decima massa che erano lì, in un certo senso stavano aspettando l'arrivo degli inglesi, gli inglesi non sono venuti, li hanno fregati, i titini li hanno fregati e li hanno ammazzati. Sì. Questa è la realtà. Sì, sì. In realtà quelli della decima massa stavano aspettando gli inglesi, nel caso specifico erano scozzesi.
E questi sono i punti essenziali che bisogna conoscere. Perché? Perché gli inglesi hanno sempre puntato... Oh, parliamo del 1918-19, No, scusa. Ah, cioè, 45-46. Stiamo parlando del 45-46, sì, no, stavo pensando a un'altra cosa. Gli inglesi hanno sempre puntato su quello, hanno sempre puntato sul controllo della Grecia, tant'è vero che la rivolta greca, la rivoluzione comunista in Grecia è stata stroncata dall'esercito inglese. Perché? Perché... Dopo tre anni di lotta, non in quattro, certo. La resistenza greca era una resistenza vera, sì. Quella concreta. Quelli sparavano sul serio. Che quando se la sono... Se sono scappati, si sono portati dietro moltissimi bambini di cui non si sa la fine che hanno fatto. Vero. Il famoso ratto dei bambini, secondo una vecchia abitudine dei compagnucci, perché quello che fanno i compagnucci nelle case famiglie è legato. Quando dicevano attento che Zipeppe ti porta via, sì. Era per l'esperienza che avevano avuto in Grecia, che è sapevano naturale. Quello che era successo. Anche in Italia era giunta notizia. E come no, se è per quello. Quindi queste cose dobbiamo sempre tenerle presente. Il confine italiano... No, ma bisogna ricordare che quando ci fu la diatriba fra gli inglesi e gli italiani nel 54 mostrarono le palle, perché sì. Ci fu il ministro della guerra che mandò su due divisioni di carri armati, sì. Mi sembra di ricordare, o qualcosa sì, del sì. Genere. No, era Pella. Ah, Pella, sì, il ministro Pella, sì, esatto. Quindi nel 54 stavamo rientrando in guerra ma, con gli inglesi. Ma comunque sì, era Pella, non è l'ultimo venuto. Era uno con le palle, sì. Pella con le palle. E certo, era famoso Appella, figlio di Apelle, che ci aveva le palle. Democristiano, Giuseppe Pella. Sì, sì. Sì, sì. E lo ricordo benissimo, è stato un momento particolare. Era una crisi fortissima, che è durata esatto. Qualche settimana. Esatto. E lì poi quel confine... No, perché c'era la discussione fra il territorio A e il territorio B, ti ricordi? Oltretutto. E alla fine poi ci fu assegnato il territorio A e basta. Per il controllo di quella zona sono passati i secoli. Vabbè, lì c'è il passo del Tarvisio, le bocche di ferro, c'è l'ingresso in Europa. C'è stata, non è un caso che oggi c'è lo sciopero. Esatto. Che dice, allora, la cosa importante del perché vogliono stroncare questo sciopero è che non lo dicono, mai, nessuno. Bisogna vedere chi lo vuole e chi invece è interessato che ci sia. Allora, lì, con questo sistema, il blocco dello scarico del greggio del porto di Trieste, da lì c'è un oleodotto che porta fino in Olanda e quindi lì quando rimane a secco la condotta di Trieste rimangono a secco l'Austria e la Svizzera e parte della e Germania. Non sono scherzi. E quindi il problema diventa internazionale, ecco il perché. Anzi, è già diventato, non so se avete visto alla pompa della benzina, il gasolio, io l'ho comprato 4-5 giorni fa, costava 150, adesso costa 165-166. Belle scusanti per aumentare il prezzo. Ma io già in estate, ad agosto in Lombardia... Parla più forte, se non ti sei. Ad agosto in Lombardia, provincia di Brescia, lago di Seo, ha una pompa di benzina e in Emilia a 2,09 euro ad agosto, quindi ancora prima di questo discorso sì. Qui. Quindi c'era già in atto una decisione dell'aumento della benzina. Sì, ma questo, loro sapevano. Cioè questo per dire che noi abbiamo 3 o 4 attracchi di scarico del petrolio dalle navi cisterna. E ci sono 3 o 4 raffinerie, adesso non mi ricordo, pare che siano 3 diventate oramai, e lì viene raffinato il greggio e poi fatto tutto quello che si deve fare col greggio, farlo diventare benzina, olio, grasso, quello che è, catrame e così via. Vuol dire evidentemente questo blocco dello scarico delle cisterne a Trieste sta influendo in maniera massiccia
poi faranno anche una strumentalizzazione. No, governo, c'era, e all'origine c'era strumentalizzazione. Certo, ma anche di più, voglio dire, ecco, capito? Quindi verrà fatta menato il can per l'aia come al solito, no? Ci fanno credere che la colpa è dei triestini, quando in realtà è un'intenzione già documentata, come diceva appunto lui. Appunto. Ma la cosa importante è che comunque il fatto c'è, cioè il blocco del porto di Trieste, a parte gli altre merci eccetera, ma del petrolio, crea dei problemi internazionali a questo governo, che dovrà rispondere anche di fronte agli altri stati membri europei. Le voci che mi sono giunte è che questo governo, l'attuale governo italiano, è traballante e potrebbe anche darsi che andandosene via il gesuita vengono dei domenicani, non è detto. Comunque c'è una cosa che voglio far vedere, perché questa cartina è veramente interessante, è una cartina, adesso aspetta, facciamo vedere così. Aspetta che avvicino io. Avvicinano. No, aspetta, aspetta, vado io. Qui da questa cartina si evince che Trieste è mitteleuropea e ha dei legami incredibili. Dai. No, poi voglio parlare, basta, hai fatto vedere. Allora, guardando questa cartina si capisce quale sia il ruolo cruciale di Trieste, perché l'Italia è entrata in guerra nel 15-18 per il controllo di Trieste, con tutti i morti che ci sono stati, perché c'è stata il libero, la libera Repubblica di Fiume, che non era una cosa campata per aria. È stata la prima forma di Repubblica al mondo, penso. Oltretutto. Quindi, a parte l'ideologia su cui era costruita la libera Repubblica di Fiume, la Carta del Carnaro, ricordiamolo. Esattamente. Ricordiamolo sempre. Che però ovviamente aveva un significato geopolitico fondamentale, come abbiamo detto, perché controllava i punti di arrivo di Trieste. Stare a Fiume significa controllare Trieste. E quindi queste sono cose che noi dobbiamo dire, perché se no qui non si capisce niente. Nella situazione in cui noi ci troviamo, in cui c'è una pandemia, chiamiamola come vogliamo, una pseudopandemia. Questa pandemia viene sempre a coincidere con particolari situazioni di carattere geopolitico. E ricordiamoci che la pandemia che riguardò, abbiamo citato prima, lo citiamo di nuovo, che riguardò la peste di Milano, era nel pieno di una guerra fondamentale che ha segnato fra Francia e Spagna. Per il controllo dell'intera Europa. Questo è il punto, perché se no non ci l'Italia ha sempre fatto gol a tutti, perché sì, è ricca. A parte quello. Però il controllo, all'epoca il controllo era degli imperiali, degli spagnoli. Carlo V. Allora non c'era più Carlo V, gli eredi. E l'anzichenecchi, vedi caso, hanno attaccato la peste a Milano. Beh, ci sono delle cose su cui noi invitiamo sempre i nostri amici a ragionare, perché gli avvenimenti politici sono sempre avvenimenti anche geopolitici, e le patologie, le malattie seguono. Se noi andiamo a vedere la storia delle pandemie dell'impero romano d'Oriente, vediamo che sono pandemie che si sono accompagnate sempre con invasioni barbariche. Dice, ma la causa è perché i barbari comunicavano la malattia. No, la causa è che sul globo terrestre ci sono delle cose che vengono a intrecciarsi in un particolare momento. Problematiche demografiche, ma anche geopolitiche, atmosferiche, eccetera eccetera. Ad esempio il 476 è seguito al 473, esatto. È stata la grande eruzione del
del, del esatto. Vesuvio. Certo. Del Vesuvio. Tante volte l'ha fatta. No, ma quella del 473 è stata una di quelle eruzioni epocali che ha creato anche lì un cambiamento climatico, come fece appunto il grande vulcano islandese nel 1765. Esatto. Che poi portò, il vulcano islandese portò alla rivoluzione francese a causa delle, delle carestie provocate dalla, che coinvolse pesantemente anche l'Irlanda, certo. Quindi la migrazione degli irlandesi in America. Quella importante è quella delle patate, quella della crisi delle patate, quella irlandese, però è del 1800. La crisi delle patate è collegata a 55, sì, 1880. È collegata comunque sempre con cattivo tempo, un cattivo tempo, sì. con l'umano tempo. Allora, voglio leggere un altro paginetta. Nel IV secolo avanti Cristo, negli anni del declino della talassocrazia atenese, troviamo queste intuizioni già formate in Platone. Ecco dove si risale quando si affronta il problema della talassocrazia, dei rapporti tra le civiltà col mare, soprattutto se il mare è il Mediterraneo. Ecco perché dell'Italia sul mare. Risali tranquillamente a Platone. Ricordiamoci sempre che i greci erano il popolo del mare. Si parla di talassocrazia. Certo. Al tempo, come lo sono oggi, certo. Perché la Grecia è un coacervo di isolette. Certo. Al tempo Napoli era un fiorente insediamento abitato da una popolazione molto eterogenea che aveva attinto proprio dal commercio con Atene le risorse di un considerevole sviluppo economico. A differenza della capitale attica, Napoli esibiva una particolarità. Edificata alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo, su uno spuntone di tufo scavato dalle onde, la città fu separata dal suo mare e ricostituita a una certa distanza dalla costa. La separazione avvenne nel V secolo avanti Cristo e caratterizzò la forma urbis successiva, conferendole una struttura esplosa fondata sulla dislocazione della zona portuale. Mentre il porto continuò a fiorire verso sud, nell'area del primo originario insediamento, la città nuova si sviluppò nell'entroterra, occupando la direttrice nord-nord-est, mentre il sud napoletano serbò... Arrivarono gli Etruschi, attorno al 450 mentre avanti il sud napoletano serbò una vocazione mercantile. Questo per dire... per limitarci semplicemente a queste cose. Quando noi oggi parliamo di Napoli, parliamo di una struttura... Napoli Neapolis. Sì, parliamo di una struttura che ha una sua originalità, ha una sua ragione di esistere, completamente sganciata dal restante dell'Italia. Quando noi ci chiediamo per quale ragione i napoletani sono napoletani, dobbiamo intanto renderci conto qual è stata la vera storia di Napoli e perché Napoli ha sempre fatto molto attenzione, cioè, ha sempre piaciuto, ha sempre avuto gli inglesi come aspiranti al suo controllo. È chiaro, no? per quanto successo, che poi alla fine non era possibile fare l'unificazione nazionale italiana se prima non ci si fosse messi d'accordo con gli inglesi. Infatti Garibaldi poté fare la spedizione al sud in quanto d'accordo con gli inglesi. È tutto con la grana degli inglesi. Con la grana non è detto, perché quella è l'ultima cosa. Basta che gli inglesi... L'appoggio militare degli inglesi. Sì, ricordiamoci le vaporiere inglesi fonda davanti a Trapani. No, davanti a Marsala. A Marsala, scusa, sì. E perché a Marsala? Perché Marsala forniva il vino alla flotta inglese, certo, che all'epoca era l'unica arma contro lo scorbuto, prima ancora dell'utilizzo della frutta e verdura. No, c'erano i limoni, imbarcavano, sì, i limoni. Sì, però siccome colui che fece la grande scoperta della vitamina C è stato un grande ammiraglio cinese, all'epoca era più preso in considerazione il Marsala come apporto di vitamina C che non i limoni, con tutto che i limoni c'erano, certo, sia in Sicilia. Certo.
E io concluderei con un'altra cosa che è molto interessante. Perché? Perché non si parla mai della nostra ultima guerra. Noi parliamo dell'ultima guerra dicendo che non abbiamo fatto un cazzo, che non è vero. Anche nell'ambito... Beh, in Africa abbiamo vinto due volte. Sì. Abbiamo perso tre, però abbiamo vinto due volte. Anche in ambito, diciamo così, quando noi parliamo della flotta italiana, quello che viene sempre alla memoria... Capo Matapan. È il tradimento, l'imbecillità, certo, di uno come Iachino, che certo, è un noto cretino, eccetera. Certo. Però, attenzione, vediamo quali sono state le battaglie che si sono svolte nel Mediterraneo, perché nessuno lo sa ed è bene che noi lo diciamo. La prima e la seconda battaglia della Sirte, ma no, 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 se no non lo leggevo. Se no non lo leggevo. Ciao, quelle ci sono state, eh. E poi ne abbiamo fatte altre, questo non mi sfugge. No, è appunto, è quello che voglio. Leggiamo una parte di questo aureo libretto dedicato all'importanza fondamentale del Mediterraneo nella storia del mondo, è qui. Le forze aeronavali inglesi, che non possono agire efficacemente verso il Mediterraneo centrale dal lontano punto di Gibilterra, sarebbero alle Baleari e, dopo la campagna di Francia, l'esercito germanico avrebbe dovuto impegnarsi in una campagna di Spagna. Inoltre, la sponda meridionale dello stretto di Gibilterra sarebbe anch'essa britannica e il Marocco spagnolo, sarebbe un'ottima base di operazioni per intrighi dell'Inghilterra nell'Africa francese. I legionari italiani caduti a fianco delle truppe di Franco hanno quindi contribuito a conquistare una grande vittoria decisiva per le sorti del mondo, che apparirà sempre più grande nel giudizio dei posteri col passare dei secoli. Mentre non parli delle navi, parlavi... Adesso no, questo per dire, non è che la guerra di Spagna sia stata una guerra priva di connotazioni di carattere geopolitico. Mentre si basta ricordare l'impero spagnolo, A parte quello. Di lì controlli il mare, certo. Dalla Spagna controlli l'Atlantico, c'è poco da fare. Mentre si spegnevano in Spagna gli ultimi focolai dell'incendio bolscevico, l'Italia dovette intervenire dei Balcani con l'annessione dell'Albania attraverso il vincolo della corona, realizzando così i seguenti vantaggi militari: sicura presa di possesso della sponda orientale del canale di Otranto, necessaria per avere il controllo dell'entrata in Adriatico, creazione di una piattaforma operativa alle frontiere meridionali dell'infida Jugoslavia e alle spalle della Grecia infeudata alla Gran Bretagna. Io volevo leggere queste frasi per dire come stanno di fatto le questioni e come le scelte politiche, soprattutto marittime, sono scelte sempre di interesse geopolitico. E adesso vediamo a quello che è stata la guerra nel Mediterraneo, che è bene che si sappia. Le 11 azioni che ne derivarono costituiscono le tappe fondamentali della lotta per il predominio del Mediterraneo, rivelando che esso passava gradatamente in modo sempre più sicuro nelle nostre mani. E qui in questa situazione sono subentrati gli Stati Uniti. Elenchiamo il senz'altro prima di commentarle. Battaglia navale di Punta Stilo, 9 luglio 1940. Quello l'abbiamo vinta noi, vero? Battaglia navale di Capo Teulada, 27 novembre 1940. È vero. Battaglia aeronavale nel canale di Sicilia, 10-12 gennaio 1941. Abbiamo vinto anche quella. Battaglia aeronavale a sud della Sardegna, 9 maggio 1941. Battaglia aeronavale a sud della Sardegna e nel canale di Sicilia, 24-26 luglio 1941. Battaglia aeronavale nelle stesse acque, 26-28 settembre 1941. Prima battaglia navale della Sirte, 17 dicembre 1941. Battaglia aeronavale a sud e a sud-ovest di Creta,
a sud e a sud-ovest di Creta? Lì abbiamo pareggiato. 13-15 febbraio 42, seconda battaglia navale della Sirte, 22 marzo 1942, battaglia mediterranea che ha preso nome di Pantelleria, nelle cui acque si è svolto l'episodio culminante 14-16 giugno 1942, battaglia aeronavale a sud della Sardegna e nel canale di Sicilia, 11-13 agosto 42. Prima che la rotta per la Libia presso le coste della Tunisia fosse utilizzabile, sgombrandola dai campi di mine che la Francia vi aveva seminati, si manifestò la necessità di inviare a Bengasi un primo importante rifornimento che partì da Napoli con 5 piroscafi il 6 luglio, scortato a sud dello stretto di Messina da tutte le forze navali disponibili. Il giorno 7 un convoglio inglese diretto a Malta partiva da Alessandria con la scorta della squadra dislocata, mentre la squadra di Gibilterra usciva anch'essa, forse con l'intenzione di prendere la nostra fra due fuochi o perlomeno di disorientarci nelle nostre decisioni. La piazzaforte di Malta, in seguito ai quotidiani attacchi aerei, aveva evidentemente necessità di essere rifornita soprattutto di munizioni e contraeree. A ponente la squadra di Gibilterra ritornò sui suoi passi senza varcare l'insidiato canale di Sicilia. A Levante, date le posizioni relative in cui vennero a trovarsi in mare i due gruppi di unità avversarie, il nostro convoglio poté giungere a destinazione. Il giorno 8, indisturbato, e noi che avevamo inferiorità di grandi navi, due corazzate tipo Cavour con 320 contro 3 tipo Warspite con 381 e una portaerei, non riteniamo possibile intercettare il convoglio inglese. Questo per dire... Beh, lì qualcuno l'abbiamo vinta, qualcuno l'abbiamo persa. Sì, ma non è questo il discorso. E qualcuno ha pareggiato addirittura. Cioè, il discorso che io volevo fare non è questo, sulle vittorie e sulle sconfitte. È il discorso del fatto che nel Mediterraneo si è combattuto. Ah, certo che si è combattuto. Quindi ovvio. Siccome queste cose non vengono dette, e la buona parte della popolazione italiana queste cose non le percepisce, è bene che si sappia che per la tutela dell'Italia e del ruolo dell'Italia all'interno del Mediterraneo non c'è stata soltanto la battaglia di Lepanto, questo che voglio dire, o la battaglia di Filippi. Tutte, in tutte le epoche si è combattuto anche e soprattutto in Mediterraneo. Ma sono state risolutive. Le battaglie navali nel Mediterraneo sono state sempre risolutive. La prima battaglia che è ricordata storicamente è la battaglia di Alalia, che fu combattuta alle foci del fiume Tirso in Sardegna, dove c'era una colonia, una colonia, ma c'era anche una coalizione cartaginese etrusca, sì, contro i romani e greci. E vinsero gli etruschi. E poi appunto l'espansionismo etrusco andrà anche verso sud, fra cui anche a Cuma, esatto. La fondazione di Cuma è etrusca, che poi ovviamente hanno dovuto, man mano che il potere romano prendeva piede, gradualmente hanno dovuto abbandonare. E, per esempio, un'altra informazione da sapere è che la via Casilina non l'hanno costruita i romani ma gli etruschi, certamente, per andare appunto tutta una serie di colonie che avevano fondato lungo il percorso della strada fino ad arrivare a Cuma, che era, ecco, questo la per andare più per farsi meridionale degli etruschi, per andare a Cuma a farsi leggere la mano con questo, sì, cari amici, vi salutiamo, la maga voi. Cumana, ecco. Bene, sempre so long. E chiariamo bene i concetti, noi stiamo qui per affrontare i problemi che devono essere affrontati sempre nella loro complessità. Allora, i falsi profeti improvvisati e improvvidi dell'ultima ora, che noi abbiamo citato tante volte, e tantissimi, molti di più che non abbiamo mai citato perché il loro nome è assolutamente insignificante,
vi raccontano cose che vedono da 2 anni, 3, 4 anni a questa parte. Ma magari lo sapessero. Eppure le sapessero. Al massimo possono arrivare a quello, ma possono decidere, non avendo il substrato, l'humus proprio, da cui esatto. ricavare l'energia per esatto. poter elaborare delle teorie quanto più fondate possibile e quindi dare delle soluzioni. È chiaro che no. È chiaro che chiedi a Gigino Di Maio. No, ieri ho sentito l'intervista di Alessandro Di Battista che era uno spasso. Cioè, quando vedi una persona che mente cercando di essere il più possibile credibile, e appare platealmente che sta dicendo una marea di cazzate. Non saprei qual è la più abominevole che ha detto, ma insomma. Per capire, facciamo un riassunto del personaggio. Il personaggio aveva preso un abbrivio in una certa situazione particolare, poi visto che questo abbrivio gli era stato strappato, ha pensato, a quel punto ha fatto l'eretico. Ah sì, e ha pensato bene di fare una processione in omaggio del Che Guevara. Ma questo fatto si è ripercorso. No, paladino delle cause perse, ti ricordi anche quella a cui abbiamo assistito noi, certo. alla città dell'altra economia? Sì, dell'altra economia, quando si è parlato praticamente del libro del franco-africano in mano alla Francia, la vera ricchezza finanziaria della Francia. 500 miliardi di euro l'anno che gli entrano attraverso l'usura fatta sui paesi africani. E con la falso per falso mercato delle zanne di elefante. Dai. Allora, detto questo, il personaggio a un certo punto si era tirato fuori pensando, dice: io sto fuori, arrivo come il liberatore di tutti. Sì, sì, sì. Invece il poveraccio è stato escluso perché non è all'altezza, non è Napoleone, ovviamente. Certo. Napoleone non lo estromettevi. No, appunto. Anche a Cesare non lo strumentevi, li devi ammazzare o mandare all'Isola d'Elba o poi a Sant'Elena. E appunto, e quelle sono le cose. E quindi il personaggio, pensando di fare marcia indietro e recuperare una credibilità all'interno dei 5 Stelle, peraltro già completamente bruciati in quanto tali, si è bruciato tutto. No, ieri li ha difesi. Ieri li ha difesi. Ha difeso la Raggi, ha difeso tutto quello che doveva essere indifendibile. Lui ha sempre difeso la Raggi. E infatti, ti ricordi quelli che andavano in giro rabbiati? No, con quel famoso film con Totò. A raccogliere cicche. L'imperatore di Capri, dove c'era quell'attore che andava in giro con la gallina al guinzaglio. E adesso per rendersi credibile e accettabile dalla Raggi lo vedremo con il cinghiale al guinzaglio, capito? A girarsi magari in questo luogo, che è un luogo frequentato appunto dagli amici della Raggi. Cari amici, con questa la chiudiamo, salutatemi sempre, so long, salutatemi il ribelle, anzi rimandatelo a Cuba, che è il posto migliore.